Questo programma è offerto da... È arrivato il momento di investire. Come? Con i nuovi piani individuali di risparmio, fondi di investimento a tassazione agevolata. Per chi investe fino ad un massimo di 30.000 euro l'anno e per 5 anni sparisce il 26% di tassazione. Per saperne di più, contatta l'ingegner Davide Gambarotti, consulente finanziario Mediolanum, presso gli uffici in via Adda numero 5 o telefonare al numero 335 70 82 345. Il salone di bellezza per donna e per uomo. Qualità e professionalità al servizio dei nostri clienti. Vasta gamma di servizi esclusivi e prodotti a marchio L'Oreal. Per essere So Chic, vieni a trovarci in via 20 settembre numero 47. Unipolsai Assicurazioni. Piazza Rotonda 6, Lamezia Terme. Agente generale, dottor Ferraro Vincenzo. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Autonoleggio, PM Servizi SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Auto Royal, la prima società di consulenza per l'acquisto della tua auto, il punto di riferimento per chi vuole acquistare un'auto nuova o aziendale a chilometro zero. Auto Royal è anche estensione di garanzia per l'usato, servizi finanziari e tassi agevolati. Auto Royal, via delle Nazioni a Santa Fe Lamezia. Cahat, con noi te mi aiuto a mangiare. Andiamo di per tutto, è tutto a posto. Questo. Sai che è la cosa mia, che noi vaio, ma ne sempre a ricantare, faccio picchio. Posso dire pure all'America, che arriva all'America, dice, mamma mia, arriva Albino, Albino, Albino. Chi c'è bene? No, si dice dove c'è. E facevo pubblicità. No, non fa niente, non sono autorizzato. Sono stato alla masteria, ISE. Masteria ISE. ISE, dove hanno i modelli ISE? No. Ma che lo faccio. È forte però. Saluta i titolari, no? Le saluto davvero. Tony, veramente, non che l'altra volta ha mandato... salutando a te e a Giovanni che ci lavora e pure io, insomma, sono dirigente da te, però non mi ricordo il nome, però come cazzo. Ma tu... ti manda salutando a te e a Giovanni, ma che ne è? Mi ricordo bene. Eh no, perché faceva l'allenatore prima, Tony. Sì, sì, Mondè. È uno bello alto, no. Marco pare che chiama, non mi ricordo. No, non assettare. Trapattone oggi, no, allenatore. Allenatore della squadra è l'assertare, che ero incoglionito. E tu avessi conosciuto, Tony? E ho capito! Alla masteria. Com'è? Saluta i titolari. Le saluto tutti i titolari della masteria. Masseria? Masseria. Iris. Iris. Masseria Iris. Cioè praticamente lo trovano manco quel coso, quello... Ma come? No. Intanto, mangiare buono. Masseria Irisi. Irisi, bravo Tonino, avessi cosato,
No, no, che non lo so, stavi aspettando come lo dici tu. I rese, bravo. E lo salutiamo tutto lo staff, veramente, salutiamo, la gente, salutiamo veramente, gli amici. Veramente eccezionale. Salutiamo tutti i nostri. Allora, buongiorno. Buongiorno Lamezia. Oggi 3 aprile. Buone feste fatte, buona Pasqua fatta, buona Pasquetta fatta. Oggi sul piano teorico tradizionalmente è Lupasquone. È Lupasquone dei poveri oggi. Poi è Lupasquone. No, dei poveri, Tonè. No, è Lupasquone perché era nato per riferito ad alcune attività perché... artigianali, cose, sì, eccetera. Sì, è bravo, perché è Lupasquone. E l'uno è impiegato facendo. Poi Lupasquone. Quindi... Come infatti in scuola non ci sono. Cioè... Salutiamo anche chi... Oggi è impegnato Mario Pasquale. Bella giornata, eh. Sì. Io mi ricordo che chiamavo su un corso. Farà Vabbè, non avevo da tutti là io. E la cozzupa la mangiavo un giorno dopo il Pasquale. La cozzupa. Ma facevano mangiare prima. Quello vicino. Poi noi che scattavamo questo oeste, piavamo l'uovo, uno mangiava dopo 15 giorni ne mangiavamo che dopo il rotto. No, la palla rossa. La palla rossa. Come ne piace io. Che buono eravamo camate, che buon c'era, mangiava sempre pasta a patate, pasta e soraca, doveva vedeva la carne una volta, prima di tutto non c'avevano frigorifero e poi la carne che ne accattava. Io mi mangiavano pollo, carne di pollo, quando veniva papà e portava, una volta all'anno. Mi mangiavo pollo? A Natale. Veramente. A proposito di pollo, non hanno vano futuro, ma che pollo che era, che lo Tonè, erano guardo tanto, che bello che dare. Ma mi ricordo, ogni anno tutto mangiava una volta all'anno. Non hanno mai potuto mangiare. Camano futuro. Ma appunto quella raccomandazione per la fatica. Vergogna. Vergogna. Assassini. Tonè, però se fossimo, fosse tutto diverso. Lo so. Perché una volta era guaglione, ma se era ammone, ma ve ne darò un meglio posto che se siete in la mezza terra. Uscio, va bene. Allora. Perché avevo diritto. Se non avevi diritto, no, ci mancherebbe. Cerchiamo stamattina. Allora, Tonino. Di dirvi qualcosa. Non è che ci siano tante notizie. Notizie, no. Qualcosa poi dobbiamo anche rispolverare qualcosa di vecchio, eccetera, ovviamente, se no ne avessimi di salutare. No. Io quasi mi devo andare al mio forismo. Hanno detto a Domenica, mi raccomando i forismi, mi dice i forismi, tutto i forismi. E pensate al giorno dice così, la nostra vera nazionalità è l'umanità. È l'umanità. Che è successo qua? La nostra vera nazionalità è l'umanità. E che mi dici questo? No, come ha detto che lo dice? Herbert Gorge Wells. C'è arrivato. Che può dire? Che disagio che non lo dice. Ma questo non esiste più, Tony. Come no? Esiste ancora? Certo. Herbert George Wells, tu ogni sera, quasi ogni sera il telegiornale lo vede. Possibile. E tu non lo vedi mai? Il telegiornale lo vedo io. Non ho mai sentito parlare di questo. Mai. Guecchi. Chi può dire, la nostra vera nazionalità è l'umanità. Quindi, che cosa vuol dire? È una regionalità estrema, che può dire? La nostra nazionalità, città, paese, che si vuole, nazionalità, la nazione, e poi è illuminata, dice. È illuminata. È un potere questo, è l'umanità, diciamo, io torno qua, mi mettere in disagio perché voglio farti spiegare. Ma che sta che la nostra vera nazionalità è l'umanità. È l'umanità che vuol dire che non ci sono frontiere. Vuol dire che ecco quando agisce un cosa discorso. Ecco, quando uno discorso, ma quante razze ci sono? Ce n'è una sola, la razza umana. Cioè siamo tutti figli di Dio. Di Dio, Cristo sei. Hai capito? O no? Certo. Quindi la nostra vera nazionalità è l'umanità. E non ci sono steccati, non ci sono frontiere, è tutto un mondo, l'umanità, quello che dovremmo essere, invece no.
Invece no, vedi che stanno combinando gli israeliani nella striscia di Gaza. Di Gaza, stanno andando nella striscia di Gaza. Di Gaza. Io praticamente nell'anno ospitale, no? Non ha detto di Gaza. Nella striscia di Gaza. Ah, di Gaza. Vedi che stanno facendo, questi cazzi di confini, cose, eccetera. Perché evidentemente Netanyahu, l'italiano, Netanyahu è il premier israeliano. Ah, italiano, ma che ne faccio tu? Oh, è bravo. Mi hai detto colofio. Invece, se l'avessi delirillo, questo concetto, la nostra vera nazionalità è l'umanità. No, così non romperebbe meno i coglioni. È vero. Hanno ammazzato là che li stavano. Voglio dire, caro Netanyahu, non siamo assolutamente d'accordo, insomma. Quelle gente che adesso che potete contesta, sì, a Petra, con quello che cazzo vuoi, ma tu non puoi ammazzare 20 persone e ferire 15-20 mila, quindi sparare su gente inerme, non mi sembra veramente, no. E poi quello che voglio dire, quello che voglio dire ai nostri intellettuali del Kaiser, no, tutti questi che ci fanno i gabbasisi così, no, con le loro flatulenze verbali. Lo sai che sono flatulenze verbali? Io le flatulenze verbali sono tutti che di chiacchiere. Flatulenza. Che è la flatulenza? Sono chiacchiere. Va bene. Vabbè, ma tu parla italiano. Allora, parla italiano, quelli cacci. Tone. Che le loro flatulenze verbali parlano di sempre olocausto, 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 come se ci fosse un solo olocausto. Come se gli ebrei, il loro olocausto sia di serie A, e quando parliamo di altri eccidi, di altri olocausti, che ce ne sono in quantità industriale, non se ne può parlare. Ormai è un brand, ed è una cosa che io assolutamente condivido. Questa è la mia opinione. Sono al corrente, so quello. Insomma, gli ebrei non è che hanno avuto vita facile, però abbiamo avuto anche noi un olocausto in Calabria, grazie ai nordisti, grazie ai signori Cavour, Garibaldi, Mazzini, no? Qua hanno ammazzato i nostri briganti, no? Per me rivoluzionari. E quello è stato un olocausto. Questa è la storia. Ma non se ne parla. Questa è la storia. Se ne parlava quando c'era la storia delle scuole. No, il Kissunda non mi ha parlato della storia. Figurati che la storia. Credo che abbiamo trovato prima. Cavour. Ora abbiamo trovato mo' Cavour. Sì. Cavour. Cavour, era la storia. Camillo. Penso. Conte di Cavour. Dici? Camillo, penso. Ah, penso, e lui pensa che si chiami Cavour o Cavour, vabbè, la si va a fare. Allora, Tony, la chiesa ricorda che dopo questa parentesi lo facciamo per incominciare la giornata in maniera lieta, ovviamente. Non fate caso alle nostre scemenze. Devo dire un'altra cosa, perché l'ho sentito sabato in televisione, no? Una televisione privata. E si diceva, parlavano delle cose, facciamo qualcosa per portare un sorriso in casa per gli anziani che soffrono, te lo giuro, Tony, l'ho sentito così, cioè noi facciamo buone, noi facciamo che di 10 minuti, noi non siamo che mai dieci dietro, che di 10 minuti e cose, ma la gente si diverte, non è che io rincoglione tu casola, no? Bella, che bellezza, che canta, perché cammino la tua dieta, la verità, via. A me mi sembra una tua chiesa. Mi Herman, gente, Tonino. Chiesto mi Herman. Ma che lei è una camisa, secondo te? Assomiglia a una tovaglia di tavola, però. Per me sì. Ma no, ma le tovaglie di tavola una volta c'era una volta questa maniera. A 4 ore. Poi ci sono anche di plastica. Invece la tovaglia normale di cotone è tutto un fondo. È tutto un fondo, va bene. Fondo, senza te. Tony, la chiesa ricorda, salutiamo il nostro vescovo, tu lo saluti. Salutare. Il nostro Luigi Cantafora, che mi ha mandato salutando. Ah.
me l'ha, che me l'ha detto? Albe, lo sai che ti saluta il vescovo? Pensi che lo saluti sempre, ti ringrazia, veramente. Noi ci permettiamo. Ci permettiamo, permettiamo di fare una battuta, di scherzare, è chiaro che lo stimiamo, lo rispettiamo, ci mancherebbe altro. Se no, dai, vai. Ci può davvero. Allora, la chiesa ricorda, San Luigi Scrossoppi. Serocoppe. Vabbè, pure sta cazzo di gazzetta, vai, ho detto, Serocoppe. L'anima della Madonna, però. Ma San Luigi, cioè la gazzetta Serocoppe. La gazzetta del Sud, al corrente della nostra rassegna stampa. Questa cazzo di chiesa ricorda. Ti sta rendendo la vita difficile. Come si chiama lui? Va, San Luigi Serocoppe, sacerdote. Ma per chi Serocoppe? Non c'è scritto. Scrosoppe. Ma che nome è brutto. Ma come chiama uno Scrosoppe? Yeah. Ma Scrosoppe è un cognome. È un cognome. Scrosoppe è San Luigi, Luigi è il nome. E San Scrosoppe, due come chiama Eda, è il cognome. Sacerdote, pure San Giuseppe innografo. Come si scrive? Come si lei? Innografo. L'innografo. Che c'è una E qua, una virgola. Che non si chiama virgola, si chiama apostrofo. Apostrofo. Innografo. Come si lei? Non è che tu dici innografo. 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 L'avevi detto prima io. Innografo, dopo hai detto. Hai detto. Hai detto San Giuseppe innografo. Dopo hai detto. Guarda la trasmissione, io e vedi quando ho detto una mano. E poi lo vedremo solo dico. Ripeti per cortesia. Allora, San Giuseppe l'inografo. Già una N sa mangiata. L'inografo. L'inografo. Uvilla, sa mangiata una N, perché ieri non ha mangiato buono. Vai. San Giuseppe è da dire. L'inografo. L'inografo, dai. L'inografo. Poi. Giovanni, cosa l'ha detto tu appena settimana? Hai detto che appena settimana la deve dire. Santo ricordo di Chichester, vescovo, Chichester, che è questo Chichester? Chichester. Ma dico, sì, sicuro che chiama ricordo. Riccardo. San Riccardo, San Ricordo, ma compagnaio lui questo San Ricordo, lo sai perché non c'è più tanto buono, no? Ma io portavo l'occhiale vicino. È un tipo San Riccardo di Chichester, vescovo. Chichester, o no? Sì, Chichester, lo sapete questa maniera? Chichester, come si lese, no? Ma non lo so, Chichester, no, c'è una che. Vabbè, a che però. Anzi, ce ne ho due che. No, c'è Nuki e Nuke. C'è Nuki e Nuke. Come si lei, chi e che? Chichester, Chichester. Chichester, cara gazzetta. Chichester. Caro direttore, cortesemente. E che cazzo, Santo Tomaso da Padova, San Francesco da Padova, d'Assese, San Francesco d'Assese, pure bene, Sant'Antonio di Sant'Antonio Sant'Antonio di Lamezia di Padova, in tutti i parti, Santo Teodoro, anzi, a proposito, voglio salutare tutto Santo Teodoro, lo amo Santo Teodoro, ci sono nato, ci sono pasciuto. E mi sono anche sposato, via, e ti saluto a tutti gli amici di San Teodoro. Sì, infatti ti vogliono bene, hanno un buon ricordo di te. E poi voglio dare un bocca al lupo alla mamma di... Un bocca al lupo alla mamma di amico mio, Geno. L'amico mio, come cazzo si chiama, vedevo. Geno. Ah, t'ha ricordato a questo? Sicuro che è Geno? Sì, Geno. Ma, madonna. Ma mi hanno detto un saluto, ma io ascoltate, sai? A domenica, saluto ma in televisione che vi vedo tutti i santi giorni, non mai ascoltato. Beh, saluto. Signora, mi sto rivolgendo a tua moglie. Signora.
fatelo visitare, ma da uno buono, perché già qui da capo pare che stai sbiellando. Un poco si perde da, diciamo, invece io mi ricordo così una volta. Ovella, e questo è un sintomo di una malattia, che malattia. C'è, un te la dico, sì, sì, perché per la volta di Dio, se note, mi c'è uno che si ricorda il passato, ma non si ricorda il presente. Il presente è una cosa è brutta. Un sintomo, non ti dico chi ne è. Come infatti parecchie persone mi hanno chiesto il CD e un messaggio è un ricordo che mi ha detto. Però ti va buona. Parecchie persone. Magari parecchie persone ti stanno cercando i soldi e ci torna a rieto. No, e no, tu no, ti ricordi uno. No, 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 i soldi mi ricordo. Ricordati i soldi. Meteo. Silenzio, Meteo. Silenzio. Meteo. E che cazzo? Sta cazzo è lingua italiana. Io mi rivolgo ovviamente agli accademici dei lincei. Mi rivolgo a voi, ma dico, che cazzo stavi perdendo tutto sto tempo, una vita, 50 anni, 100 anni, per libri, agitati, per vedere fonemi, vocaboli, pronuncia, cose eccetera. Meteo. Basta un'inchiesta, mi va ammazza 50 anni di fatica. Che cazzo? Ma stai dicendo? Meteo, o nella stessa cosa? È la stessa cosa. Patata, o patata. No, patata. Datemelo che lì, patate. No. O patata, la stessa cosa. E vedi, tu dici, sempre patata è. Sempre patata è. O no? E certo. Ma va. Allora, in previsione, su Sicilia. Su Sicilia. Velature. Perché su Sicilia? Sud e Sicilia. Velature innocchie. Ah? Innocchie. Com'è? Velature. Velature innocchie. 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 Innocuo. Innocuo. Velature innocue. Ma va. Innocue. Allora vuoi ripetere? Sud e Sicilia. Velature innocue. No, temperatura in aumento. Arrivederci. Tutto a posto. No, in Calabria niente. A posto. In Europa c'è anche una cosa. No, non c'è niente in Europa. Va bene. Tutto a posto. Salutiamo tutte queste cose che fanno qua. Si iscritti, tutti voi, li salutiamo, tutti i maestri. Vediamo. Ma tu quando è che sei? No, io lo consumino, lo dico perché. Ti sbaglia tu l'oroscopo. Signore De Grazia, si vuole avvicinare all'acquario. No, lui. Ma tu quando è che sei nato? Il 10 febbraio. 10 febbraio. Dove? Fatta a fare tu. Dimmi ci vediamo io. Fatta a fare. Il 10 febbraio. Diciamo una cosa. Allora. Il transito della luna in Scorpione, che bellezza, con i suoi toni ombrosi, è insufficiente per crearvi guai seri, quindi è insufficiente, ma sufficiente per affossare il tono dell'umore. Dell'umore. Vuol dire che ha su cose già buone. Quelli cazzo. Ma io devo avere, dai, io come atteggiamenti scostanti. C'è stato il Movimento pure 5 Stelle. Quella, 5 Stelle. No, il Movimento 5 Stelle, perché quando dicono. Ah, vuol dire che va buono tutto. Nota 2, nota 3. Atteggiamento. Scarsa disponibilità è una sorta di diffidenza che penalizza i rapporti con gli altri. Io penalizzo i rapporti. Io i rapporti con gli altri sono una festa. Quella. Che cazzo avete scritto qua? Ecco perché io non ci credo qua, no? Non ci credo. No, certe volte indovina, non vedo. Indovina, guarda, ne devo. Fase densa di decisioni da prendere, in effetti, in cui per crescere dovete usare. Che cazzo, quanto durava la tua? La professione vi sta dando grosse soddisfazioni. Che dai. Bellezza. Ma potete ottenere di più, in effetti. Certo, potremmo ottenere di più. E dicemi cosa? Condotte con intelligenza e spirito innovatore, le vostre iniziative riceveranno un ottimo impulso. Io vuoi sapere se che due cose capitano. Un ottimo impulso e un ottimo guadagno. Guadagno.
Questa parola potremmo evitare. Che cristiano. Vuoi sapere se questo, come ha detto l'aiuto mio, davvero da te a mente c'è scritto la regola. Che se davvero da mente tutte le parole che ha detto, qua sei davvero un genio. Scusa, io ti ringrazio per la... No, ma genio ci dè, noi siamo dei... Qualcosa ci ha cambiato però. No. Sicuro. Signore grazie. Ma non da cuore stamattina. No, sai, ci ha fatto là e poi dici ci sono mezzo lo giorno. Per comando. Andiamo, andiamo. Andiamo, Giovanni Bello. Giovanni, non è che ti è passato dei riscatti. Buongiorno, buongiorno Albino, buongiorno, no. Buon inizio di settimana e buona Pasqua fatta a tutti quanti. Essa, buongiorno, voglio. Era giusto stamattina iniziare con questo bel passiamo un tempo. Intanto voglio salutare la mamma di Giovanni che è stata poco bene. Salutiamo a parte mia, poi mai io metto. Allora, anche a nome di Albino, che è stata poco bene, ma nulla di grave. In giornata dovrebbero dimetterla, quindi la salutiamo affettuosamente. Allora, grazie. Ieri durante la Pasquetta qualcuno gli ha dato fastidio il barbecue e ha sparato al naso. È stato a chiaravalle il fatto ieri. Noi avevamo notizie di una persona che aveva sparato al balcone di casa. A Chiaravalle una persona è uscita dal balcone di casa e ha sparato. Infatti il maledetto barbecue e spara. Un attore arrestato per tentato omicidio è l'ex sindaco di Chiaravalle. Guardavalle, chiedo scusa. Vedevo qua. Bene? Maledetto barbecue. Ma ci deve valutare di un barbecue o ci ha fatto una cosa l'ex sindaco lui? Allora. Questo. Ma è insomma piuttosto controversa. Era gravemente ferito al torace l'architetto Giuseppe Tedesco. Futuro emotivo all'origine del gesto in cui stanno indagando i carabinieri. Fermato il muratore di Guardavalle che avrebbe pure tentato di uccidersi. Infatti all'inizio arrivavano notizie che sarebbe arrecato in casa, però insomma. Ci ha fatto tenere la mela a Pasquetta. Monci su giusti i capo, questi capo, un barbecue, ma così la domo. Ma che paese, ancora si mucca e poi ci meravigliamo di quello che succede in alcuni villaggi sperduti dell'Africa, eccetera. A me mucca l'Africa certe volte. Va bene, allora per quanto riguarda la Lamezia c'è poca roba. Diciamo. Elettroencefalogramma piatto. O elettroencefalogramma piatto. Sì, tutto taccio. A verità. C'è un articolo in prima pagina, in apertura di pagina, che onestamente nemmeno vi pongo all'attenzione perché a me sembra una vicenda personale tra persone, tra famiglie, insomma. E quindi, però, non mi sembra che sia una notizia che può stimolare la vostra curiosità, eccetera, quindi ci lasciamo stare. Ben altra cosa è la notizia dell'aumento dell'IMU, quindi da parte dei commissari sono state approvate le tariffe 2018. Il tributo locale aumenta l'IMU, diminuisce di poco la TARI, insomma è piena la parte del cacciavite. Sì, in pratica la tassa è passata dal 9,5 al 9,6, stiamo parlando dello 0,1, comunque sempre di aumento si tratta. La TARI diminuisce di poco, insomma, mi risvegliamo stamattina e troviamo un piccolo aumento. E ci sono questi aumenti, anche perché l'economia sta yendo a vapore a Lamezia. I posti di lavoro ormai stanno yendo addirittura, c'è una sovrabbondanza, eccetera, e allora ovviamente insomma, per rientrare, per voglio dire, no, rendere più piene le casse comunali, aumentano,
Tanto dici, chi ci sul soldi canenita? Intanto diamo la notizia di servizio, rubinetti a secco, guasto nelle reti, quartiere di Savutano, San Biasca, Pizzaglie, Barbuto e Cerasolo, senza acqua per un guasto, perciò i piatti di Pasqua e lavati per giugno. Sì, ma questo stanno riparando. Attenzione, Pasqua e Pasquetto non c'è stato acqua giù. In alcune zone. In alcune zone della città, lo stavo dicendo appunto. No, aspetta, che rubinetto a secco, guasto nella rete. Sì, ma per come è scritto qua, è come se questo discorso fosse una notizia, una comunicazione da dare per stamattina. No, 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 è già stato il guasto, lo stanno riparando. Dato che è stato a Sambuco. Lo stanno registrando, lo stanno aggiustando. Vabbè, comunque. La solita giostra, la solita cosa. Non c'è stata acqua. Nonno, voglio dire, per l'intera giornata, però ha causato i soliti disagi, eccetera, ma non c'è dovuto niente a nessuno. Ringraziamo la Madonna, tanto un prefetto Pierre Lacarte, 1+1=2. Ecco il danno che è stato arrecato alla città. Ecco perché dico ai politici o aspiranti politici o a chi si atteggia politico, la politica è una cosa seria. Questo succede. Lasciare una città in balia della... No. Se c'era la politica ha interesse ad intervenire subito. Il commissario Prechettese, scura oggi che viene domani. Chi su qua per parole, picciacciari. E questo sta succedendo. Vallo deputato 5 Stelle, sì, per là. Vallo deputato leghista, sì, non c'è problema. Dottore Alecci, noi la guardiamo. Dottor, mi pare che lei non sia un fulmine di guerra, tutto qua. Può darsi che intanto ieri c'è stata una bella iniziativa, il giorno di Pasqua, davanti alle chiese, c'era fuori dalle chiese, i carabinieri distribuiscono un vademecum, anziani a rischio, truffe, furte e rapine, perciò davano questo, diciamo, questo puscolo, diciamo, che dove ci sono informazioni che praticamente mettono a guai, diciamo, avvisano gli anziani come si potrebbe perpetrare una truffa. Se ci state, mo ci sono stati anziani che sono stati derubati con quella solita tecnica dell'ipnosi, così, o della confusione mentale. È accaduto, sta accadendo spesso e volentieri qua alla Mezzia Terme, anche sul web, voglio dire, è scivolata questa notizia. Ci sono delle cose da stare attenti, per esempio un anziano, di stare attento se qualcuno lo segue, si chiude la porta, di stare attento a non lasciare chiave attaccata. Ci sono tante, insomma, informazioni che possono servire agli anziani. Insomma, soprattutto dico ai ragazzi, agli amici, ma soprattutto alla famiglia, alle famiglie, fate attenzione con i vostri anziani in casa, quando escono, chi fanno, come fanno, perché sono facile preda di questi pezzi di merda qua, che usano queste tecniche, no? Un po' particolare, e quindi ci buttano che le quattro soldi che erano tutta la sacca, ma puta casca, chi se vanno a ritirare la pensione, gli prendono la pensione per intero, quindi fate attenzione, state vicini, magari per andare a prelevare la pensione o a prelevare qualcosa dal bancomat, fate compagnia ai vostri congiunti, no? Andate assieme, accompagnateli, per evitare incontri di questo tipo. Va bene? Intanto c'è un altro articolo, parliamo
Giuà, mica tre articoli ci sono. Devo risparare tutte. Dico no, perché dopo che avevamo sparato parlai miei cose. Un gigio perché hanno provato a mare. Prego. Parliamo della Pasquetta e parliamo del nostro degrado sul lungomare, ma ancora ormai poco è l'estate e lungo la costa regna il degrado dopo le mareggiate. Si contano i danni delle ultime violenze mareggiate, dice l'articolo. Poco gli interventi di bonifica nelle zone più colpite, come c'è da fottuto niente. Questa poco, un cittadino non c'è di niente. Non c'è stato di niente, sì, ma io ho fatto la strada, in effetti domenica, no, ho fatto un seditorale con la macchina, interventi. C'è ancora il mare cattivo, domenica c'era ancora il mare cattivo. Il mare Calonde ormai lambiscono la statale e quindi io non so nemmeno a Nocera per esempio come può intervenire visto che ancora il mare sta arrivando su la strada. Qua noi lo stiamo dicendo da mesi, stiamo pregando la regione, insomma gli enti preposti, le persone, i politici eccetera, di incominciare ad intervenire. Mo che tanti operatori commerciali, no, hanno visto le loro cose, le loro attività distrutte, azzerate, no? Come si deve fare? Dategli una mano, no? Dategli una mano. Sono, se voi con la macchina avete la bontà di camminare, no? Piano piano, da Gisseria a Cappora, a Namantea, vi accorgete quanti lidi, quanti stabilimenti, quante strutture ricettive, no, che erano a ridosso dell'Arenile sono andati distrutti. Insomma, aprile, Olive, si va ad aprile. Ma questa è una cosa che si ripete ogni anno, mi sembra essere un po' per i fondi. E vabbè, ma ci diciamo sempre. Per fatto, qua c'è un articolo. C'è l'esponente del PD, Nicola Mastroianni, sollecita la regione, servono i progetti anti-erosione. Insomma, abbiamo parlato una vita qua, eh. Bisogna approvare subito l'accordo di programma per avere i finanziamenti. L'esponente del PD, Lucanuccio e Nicola. E come? No, pare che sta dicendo di stamare che potere, scusa. No, non dico niente. Nicola è un cristiano. Ciao Nicola. No, sto dicendo che... Vabbè, Nicola interviene, però Nicola... Ogni tanto, Nico, però, io sai che ti stimo molto, però mi piacerebbe che ogni tanto tu ti ponessi in maniera critica, ma critica nei confronti di Oliverio. Io non ti sento mai fare una critica violenta, puntuale, come è giusto che sia. È doppio. Ho capito, chi può dire? Ma mettere con il tuo PD. Bisogna provare tutti questi giri di parole, no? Tutti questi cazzi di giri di parole, non servono a niente. Olivetti, devi dare una regolata. Caro Nicola, questo signore ha avuto l'ardire, no, l'altra volta, di dire a tutti quanti, no? A tutti quanti noi, io mi ripresento. Dovreste avere il coraggio, voi del PD, quello che è rimasto di questa specie di partito, voglio dire, uccidici d'Olive e mettiti da parte, che ha fatto già abbastanza danni. Questo voglio dire. Tu ogni volta, ovviamente, esci fuori, bisogna fare questo, bisogna fare, ma sei troppo soft per i miei gusti. Dico, quando ci vuoi l'incazzatura, ci vuoi. In questi casi ci vuoi l'incazzatura. Momenti con gli spalle al muro. I tuoi amici di partito che in questo momento gestiscono la regione è una canaglia, una giramuca e una buta. Per quanto riguarda la nostra città, ringraziando la Madonna, non essendoci notizie, significa sta tutto quanto va bene, va tutto quanto bene. Cioè, vi ricordate poi a proposito di va bene cose eccetera, vi ricordate quando ho parlato di questo comitato di esperti no, da mettere assieme qua nella nostra città e quindi stilare
un programma di massima per interventi, no, nelle più variegate materie, eccetera. Voglio dire, noi l'appello lo facciamo sempre, cercate di aderire a questo comitato, si è, pare che ci sia una new entry, di 3 sono diventati 4, meglio tardi che mai. Comunque, voglio dire, mi pare che all'appello sia, adesso vi chiedo scusa, però dato che sui giornali non c'è nulla, è vero, di particolarmente importante, almeno a giudicare da quello che leggiamo. Allora, io, diciamo che sono notizie che si erano conservate dal giorno prima di Pasqua, erano notizie del giorno prima di Pasqua, non maturate in questi due giorni. Intanto, comunque, volevo solo, stavo guardando per dire che chi si è, voglio dire, aggregato a questo comitato di esperti, vi ho parlato di un tecnico del valore di Nicola Rotundo, dell'ingegnere Pasquale Materazzo, del dottor Ugo De Sarro, adesso pare che sia, si sia, voglio dire, una come new entry, c'è l'architetto Antonio Carnovale, che salutiamo, e quindi io mi auguro che facciano qualcosa di importante. È chiaro che questo appello che sto facendo vale per tutti i professionisti che ci sono alla Lamezia. Fatevi avanti, tutti quanti siete pronti a criticare, ma lo volete dare un cazzo di contributo alla vostra città? Io voglio ricordare a tantissimi professionisti che la città a loro ha dato molto in termini di notorietà, in termini economici soprattutto, e questo è anche un modo per restituire qualcosa alla città, mi capite? Ecco, vede, questo voglio dire, concetto che a me piace molto, no, me l'ha detto spesso e volentieri il mio amico Luigi Russo, parlando con lui, o voglio dire accademicamente, del più e del meno, lui spesso e volentieri si è lasciato andare a questa affermazione, cioè la città mi ha dato tanto, io voglio dare tanto alla città. Quindi io prego anche la burocrazia del comune, quando le persone, gli imprenditori si pongono in questa maniera, aiutateli, no? Dategli una mano, non rendete la vita difficile, non create trappole, no? E voragini, non, voglio dire, non rendete il cammino sempre impervio, come se uno è diventata una cazzo e giungla, no? Quando un imprenditore viene al comune, nel rispetto della legalità, rendetegli la vita tutta in discesa, no? Mu si sbriga, perché c'è bisogno di posti di lavoro. C'è bisogno che le attività incomincino, no? A rinascere. Ma voi mettetele pure in questa condizione, eh? Che cazzo, che bue, eh? Come lo vedi? Ti stavo seguendo. Albi, come lo vedi tu? Ti stavo seguendo. Non ho capito, sta risata dove dai. Ti ho detto, tu rischi questo atteggiamento strafottente, il licenziamento. Non ti preoccupare. Stavo cercando una notizia di rilievo, no? Per esempio, non lo so, la stagione cinese del Pacifico, veramente sta stagione hanno mandato pure l'allerta. Meno male, si è disintegrata nell'atmosfera. Non si hanno dati tecnologici, no. Precisi, la traiettoria, quando c'è l'impatto con l'atmosfera terrestre, può succedere di tutto, se, insomma, e quindi se, può pigliare, no? Io si è disintegrata e poi si è fatto mille pezzi del Pacifico. Io mi aspettavo che cadia a Roma su Montecitorio, ma poi giustamente hanno detto i cinesi, non c'è nessuno a tuo orario, Luca. Ma alcuni mi hanno detto, ma se mi cogli la maglia, eh? Ma che assicurazione.
Questa è una domanda che è brava, questa è una domanda che poniamo agli assicuratori. Se dovesse, penso di questa stazione di orbitante avesse colpito la macchina di Giovanni. Con l'assicurazione cinese. C'è una cosa, c'è una clausola, c'è un qualche riferimento. Anche una persona oltre ai mezzi, no? Che ne parli? Giovanni, parlami di mezzi. Si viene una persona, arriva una cosa che la velocità su persone che ti ha morsa. Va bene. Comunque vogliamo la risposta da parte di chi ne paga? A Cira si continua. Paga San Giannello, come dice, ecco, dice il nostro Albino. Paga San Giannello. San Giannello, vabbè, chi stanno usando forse, che forse ha messo negli eventi atmosferici. Però essendo privata la stazione dei cinesi, non era un evento atmosferico. No, però. Guarda che è una domanda. È una domanda che, ripeto, se c'è qualche assicuratore che ne può mandare pure un messaggio, così noi lo diciamo ai nostri telespettatori. Chi li paga? Per fortuna, comunque, per chiudere la notizia, è caduto sul Pacifico. Nel Pacifico, quindi un aiuto buono. Allora. Non capito cosa c'è a dire. Sta ridendo come una volta se vi inquadrare. Sta ridendo come un pazzo. No, però che hai detto io, no? Papà San Giannetto. Allora, chi scoperto? Vabbè, poi si parla della superpensione qua. Calabria, i pensionati d'oro. No, ma io non l'ho voluto, credimi. Non l'ho voluta. Dopo Pasqua te lo stavo dicendo. Non l'ho voluta dare la notizia, no. Perché la gente non ne può più, c'è questa speciale classifica e non vi diciamo chi sono le cifre. I soliti noti, comunque, no? Li conosciamo tutti. E quanto pigliano mesi, una vergogna tutta italiana, una vergogna. C'è gente che prende 3 indennità, sì, 3, tutta italiana. È una cosa e ci li gira sulla torta, eh? Questi parassiti non hanno trovato nulla di meglio che aumentare i loro vitalizi dell'1,1%. Sembra, no, ma che cazzo volete che sia l'1,1%? Su. Avete capito? Sono 120.000 euro all'anno in tutto, che si aggiungono a quei famosi 10 milioni che già eroghiamo, e quindi quell'1,1% incide. No, voglio dire, perché i vitalizi li dobbiamo mettere al passo con il costo della vita. E le pensioni, perché chi è che lo proibisce? Perché non li adeguate al costo della vita le pensioni? Ma perché io dico, a noi le stiamo mettendo le sole, le pensioni no. Ma non vi sputate in faccia da soli, ma non vi vergognate. Avete tutti la faccia come il culo, ma non vi vergognate. Voi sì, il vostro adeguamento al costo della vita sì, perché già l'ho affrancata a 7.000 euro un mese, 6.000 euro al mese, almeno che ne piglia 300 euro, 280, questo piglia 300 euro un mese, 300 euro. E come c'è l'adeguata di là? No, quale adeguamento al costo della vita ha avuto? Ecco perché vi doveste vergognare. E poi vi chiedete perché quei signori, quei ragazzi là, hanno ottenuto il 32%? Vi meravigliate? Questa è la spiegazione. E non ve lo dico più, è questa. La gente non ne può più di voi. Quale reddito di cittadinanza? Una chiacchiera, è lo specchietto. Questa è una cosa che ha avuto armare uccelli, celli, che avevano armare. La gente non ne può più dei vostri privilegi. La gente non ne può più. È stanca la gente. Oh, mi capite? Voi siete lontani mille miglia dalla società civile, dagli affanni, dalle ansie, dalle paure, dai dolori, eccetera, eccetera. Ve ne strafottete, pinciate solo le cosce. Avete capito? E poi fate agitare, facciano l'analisi. Si riuniscono per analizzare il voto. Che dovete analizzare? Mettete un bello specchio un attimo e sputatevi in tacci su. Chi ci sono i motivi? Chi ci vuole? Ha laurea in che? In strontologia.
Ma fatemi il piacere. Bene, e dopo questa arrabbiatura di Tonino ci non vediamo. Non è questa arrabbiatura, noi qua usciamo e giova a Cuttia e incontriamo la gente, li guardiamo, ci parliamo. Tutti con la capovaccia e vedere loro e che si aumentano da mattina alla sera. Così con una catena di caffè. Mica mi incazzo, faccio come sgarbi che si incazza, perché io viene profondamente pagato. E così l'audience e l'uscire sita. No, io non abbiamo bisogno di questo. Io credo che non siete poi più. Bene, Albino. Non siete poi più davvero. Questa camisa è bella. Ti dà un aspetto country. Country. Eh? Mi dà un aspetto grande. Grande, country, cioè chi cowboy. Cowboy, chi l'americano? Diciamo, il sceriffo, il sceriffo, mi fa vedere come un coso, come Walter Rangers. No, arrivederci. Cosa che devo dire? A John Wayne, a John Wayne. Non John Wayne, dice a John Wayne, cioè, ma va. Ci dedichiamo la canzone a ste a tutti i politici, va? O che fatica. E i politici, ci dedichiamo a tutti i politici. Siamo la metina e ne avantamo, paura non davimo di nessuno. Avimo buona lingua e lunga mano, cacimo la metina e ne avantamo. Oh che fatica, ah, oh che fatica, oh che fatica, mi do la schiena. Oh che fatica, ah, oh che fatica, oh che fatica, mi do la schiena. Noi passiamo da mattina e sera con sorte sigarette in tava sacca, ma quando ne stanchiamo che facciamo? Una pizza ne mangiamo a tavolino. Oh che fatica, ah, oh che fatica, oh che fatica, mi do la schiena. Oh che fatica, ah, oh che fatica, oh che fatica, mi do la schiena. Siamo 80.000 e ne avantamo, ma scorno non davemo di nessuno. E quando andiamo alla casa mo mangiamo, lo piatto di tranguglie noi trovamo. Oh che fatica, ah, oh che fatica, oh che fatica, mi do la schiena. Oh che fatica, ah, oh che fatica, oh che fatica, mi do la schiena. Noi siamo bravi, siamo gente onesti, maniaci, miatti, c'è di nostri. Ma quando a noi ne parlano di amica, c'è giù una cannonata in tava schiena. Oh che fatica, ah, oh che fatica, oh che fatica, mi do la schiena. Oh che fatica, ah, oh che fatica, oh che fatica, mi do la schiena. Va bene così. Allora, io vi saluto, saluto tutti gli amici, a tutti quanti. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo sempre se Dio vuole domani mattina. Ok? Ciao, ciao, ciao.